Ciao a tutti, benvenuti nella Villa delle Cantine Leonardo. Oggi degusteremo il rosso di Montalcino, Cantina di Montalcino. Colore rosso scarico, come tutti i vini tipici di Montalcino. Naso fresco, fruttato, però ci sono anche delle note di spezie abbastanza interessanti. In bocca molto molto setoso, con un bel tannino presente ma non troppo aggressivo e una nota di freschezza che mi fa salivare per molto molto tempo. Benvenuti nella cucina delle cantine Leonardo. Oggi voglio di pasta. Sì, non si può fare a meno la pasta, ma un piatto che stia bene con un vino rosso, ma che sia anche facile da preparare. Sono rigatoni con sugo di maiale. Per farlo ho bisogno chiaramente della pasta, quindi i rigatoni, della pancetta tesa o carne secca, come viene chiamata in Toscana, di olio, extravergine di oliva, del vino, che è un rosso di Montalcino, della cantina di Montalcino, ed è quindi quello che poi andremo a cabinare. Salsiccia, del peperoncino, poi prezzemolo, aglio, della polpa di pomodoro, del pecorino stagionato. Prima cosa, sempre l'acqua a bollire. Vi sembrerà strano, ma è quello che ci si scorda quasi sempre. Quindi, intanto, quando bolle, potrò addirittura già mettere i rigatoni perché è un sugo molto veloce da fare. Allora, l'aglio comincio a schiacciarlo, dopodiché lo tolgo la parte superiore e lo posso già tritare leggermente. Anche perché voglio tritare insieme del prezzemolo. Ora, ricordatevi sempre, il prezzemolo lo aggiungiamo, come in questo caso, anche un po' alla fine. Però, se lo metto a soffriggere, non mi crea problemi, cioè non mi dà il sapore un po' amarognolo, come se lo buttassi nel pomodoro direttamente. Infatti, lo mettiamo direttamente sulla pasta e un po' anche nel soffritto. Eccoci qua. Metto il prezzemolo più grosso e ora posso andare a tritare. Se amate un gusto estremamente piccante, non abbiate paura, qui potete prendere anche il peperoncino, metterlo nel mezzo e cominciare a tritare anch'esso. Evidentemente però sappiate che il gusto diventerà estremamente piccante e se volete sentire poi un sapore un po' più magari delicato, magari anche il vino stesso in abbinamento, altrimenti non riusciresti a sentirlo. È pronto. Prendo la padella. Ecco, sta già bollendo l'acqua, intanto mentre comincio a scaldare pochissimo olio, poi vedremo il perché. Ecco che posso già buttare la pasta. Pochissimo olio perché ho preparato la pancetta a cubetti e parte del grasso sarà della pancetta stessa. Posso alzare la fiamma e far cominciare a soffriggere. Essendo una fiamma piuttosto potente, posso già mettere l'aglio e il prezzemolo e il peperoncino, questo lo metto addirittura subito. Una girata la pasta, ricordatevi, non abbandonatela. E subito l'aglio e il prezzemolo. Posso abbassare
Preparo intanto la salsiccia, ti tolgo la parte della pelle. E la metto direttamente, capite il perché del poco olio a questo punto? Ecco, cerco già di togliere tutta la parte interna al budello. Con l'aiuto del mestolo devo subito cercare di impedire alla salsiccia di rimanere a pezzetti troppo grandi. In questo modo riesco quando la salsiccia appare soffritta, metto un po' di vino. Ricordiamoci che il vino non sgrassa, però rende più digeribili i grassi. Qui vediamo che la potenza del calore ha anche fiammeggiato la parte alcolica. Lascio evaporare completamente l'alcol e aggiungo la parte della polpa di pomodoro. Volendo si possono mettere anche i pelati, la cottura sarà però un pochino più lunga e magari questi pelati devono essere passati, quindi privati dei semi. Mentre starà cuocendo la salsa faccio anche il pecorino. Un pecorino deve essere stagionato, anzi semi stagionato, perché lo metterò direttamente poi sulla pasta una volta pronta. Aggiungo la polpa di pomodoro. Comincio a prepararmi il formaggio. Vivo della crosta. Poi posso fare anche a scaglie volendo, ma preferisco vietarlo. Il pecorino è pronto per essere poi versato veramente all'ultimo minuto sulla pasta. La pasta è cotta al dente, quindi, anzi, molto molto al dente. Io posso trasferirla direttamente nella padella. Un po' di acqua di cottura che rimarrà sarà ben gradita, perché questo mi permette di non asciugare troppo la pasta. La pasta termina di cuocere nel suo sugo, acqua di cottura se ha bisogno, finale di pecorino e prezzemolo. Ciao Leonardo. Ciao Filippo. Che abbiniamo quest'oggi con il rosso di Montalcino, cantina di Montalcino? Ho fatto questi rigatoni con un sugo di maiale che dicono mangiami. Ora, non so, l'ho fatto io, però devo dire mi piacciono, ma li devo finire qui. Guarda, un po' di pecorino, che ho appena fatto, un po' di prezzemolo
Eccoci qua. E secondo me sono veramente quello che è l'abbinamento ideale con un rosso per la pasta, quindi rigatoni con sugo di maiale.